Benvenuti amici, io sono Salvo Pimpos. Oggi torniamo su Talking Tom Hero Dash. Finalmente possiamo sbloccare l'ultima città, nel senso possiamo completarla, ragazzi. Finalmente, dopo 3 settimane a racimolare monete, finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamoci a spendere le ultime monete per potenziare la città. Dopodiché credo che abbiamo finito il gioco. Finalmente, finalmente. Prima ci apriamo questa cassa, così, per accumulare altre 2000 monete. Ma chi se ne frega? 2 biglietti rossi, una velocità, basta così. Poi, questo lo mettiamo a sbloccare. Gli ordinari o la connessione staccata non li possiamo aprire. 36 biglietti rossi, non possiamo prendere l'ultimo, non possiamo fare niente. Possiamo solo andare a sbloccare l'ultima città. Forza, avanti, ripariamo sta situazione qua. Perché voglio vedere adesso che fai, caro procione malefico qua dell'astronave. Ok, ripariamo questo postaccio. Finalmente abbiamo finito il gioco. Dopo tantissimo tempo. Cioè, più che altro per accumulare monete di queste città mi ci è voluto veramente un casino di tempo. Allora, go. Sei pronta a morire, testa di procione malefico col cappellino? Andiamo, forza. Ok, ragazzi, concentriamoci. Cerchiamo di ammazzarlo. Così ce lo togliamo dalle scatole, sto procione inutile. Perché? Pure gli alberi di Natale mi tiri. Eppure si... Faccia di capo. Aspetta, che qua ci dobbiamo concentrare veramente. Non so, devo evitare alberi e cassonetti qua, ma pure... Le pietre. Aiuto. Basta, non parlo più. Ok. Prima run. Primo traguardo. Primo motore che ti distruggo. Testa di ramoscello che non sei altro. Dai che finalmente ci vediamo il finale di sto gioco. Ti distruggo il motore. Ti distruggo tutto. Perché ti compri nuove astronavi se poi te le distruggo tutte? Concentriamoci. Concentriamoci. Attenzione. 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 Ho sbattuto le cornicine. Ho sbattuto le cornicine. Ok. Per sé. Dai. E fa... No! Dai però. Dai però. Dai che tanto i biglietti rossi non ci servono più. Dai, mancava pochissimo. Allora. È più impegnativo effettivamente da completare questa run. Forza che ti distruggo tutti i motori. Tutti che li distruggo. Tutti. E poi ammazzerò te. E ti bisticceremo con le femminucce. Ok, l'ultimo. Forza. Impegniamoci, impegniamoci a non sbattere. Impegniamoci a non sbattere. Non parlo più. Così alla finiamo di perdere inutilmente. Niente. Perché parlo sempre quando dico non parlo più? Ok, piano. Piano. Un po' pazzo di neve. Ok, ce l'abbiamo fatta. Forza, avanti che ti strappo il cappello pezzo per pezzo, te lo faccio mangiare. Avanti, avanti. Ti strappo quel cappellino inutile. Fai tanto il fighetto, hai pure il cappello strappato. Muori, muori, muori. E libera tutti i miei amici, che già sono liberati comunque. Dammi la cassa. Ok, dammi sta cassa. Ragazzi, abbiamo finito il gioco. Finalmente. A posto? Devo correre? Abbiamo cambiato città? Mi sembra la stessa. Ho cambiato qualche autobus. Ok, ma siamo in città. Perché ho sconfitto il boss dei procioni qui, ma i procioni ci stanno sempre? Per due. Forse dovremmo fare questa corsa, dopodiché vedremo il finale. Spero di sì, perché dopo tutto questo tempo che ho aspettato per finire il gioco e poi manco mi sbloccato un finale. Mi incacchio. E datemi l'onore di incacchiarmi se non mi date un finale, giusto? Perché io voglio un finale. Voglio vedere la città libera da procioni. Dopo tutti i soldi spesi. Perché ho sprecato lo scudo? Vabbè. Dopo tutti i soldi spesi, qua morirò come se non ci fosse un domani. Perché queste terrazze qua non le so fare. Dopo tutti i soldi che abbiamo speso per sbloccarci qua il finale, non vedremo. Ecco qua. Dopo tutti i soldi spesi per finire il gioco, non vediamo pure manco il finale. Non mi prendete in giro. La cassa. Apriamoci la cassa. 11.000 monete. 60 gemme, 10 biglietti rossi e 5 velocità. Va bene. Ah, pure il casco, perfetto. L'armatura è completa? No, manca un pezzo, pazienza. Allora, fatemi vedere un finale per cortesia. Dove tutti i procioni se ne vanno a casa. Non mi lasciate sulle spine. Niente. Ma nemmeno, ma proprio niente. Ho finito la città, ho finito il gioco. È ancora vivo quello è. Con un'altra astronave nuova di zecca. Dove se n'è andato? Dove se n'è andato?
Che fine ha fatto? Qua è tutto completo. Niente, ragazzi, non abbiamo finali in questo gioco. Semplicemente abbiamo finito le città disponibili. Magari verranno aggiunte altre città nel corso degli aggiornamenti vari che faranno, chissà quando, chissà come, chissà perché. Abbiamo delle sfide ogni giorno. Ogni giorno no, ma abbiamo delle sfide. Queste le prendiamo. Abbiamo delle sfide qua. Sconfiggi un boss dei procioni per ottenere una ricompensa. Va bene, forza, facciamo. Oggi sconfiggiamo procioni come se non ci fosse un domani. E boss soprattutto dei procioni. Cioè, ma veramente? Non mi avete fatto vedere un minimo finale di sto gioco. Dopo tutto il tempo che ci ho speso. Ma era il minimo farmi vedere un finale. Fatemi sapere, ragazzi, se anche voi ci siete rimasti male quando avete finito questo gioco. O comunque se non l'avete finito, quando l'avete finito, ora con me. Quando l'avete visto, con me. Il finale, fra virgolette, finale. Che non c'è stato. Che dai, mi aspettavo un finale epico, mi aspettavo. No, ma qua veramente, ma veramente. Concentriamo, ammazziamo questo, così ci vendichiamo. Ci prendiamo la cassa. Probabilmente questo sarà l'ultimo video dedicato alla serie di questo gioco. Tranne particolari stravolgimenti in cui aggiungono appunto delle città. In quel caso li andremo a vedere. Ma se tutto rimane così com'è, le città rimangono così com'è, direi che possiamo ritenerci più che soddisfatti nell'averlo terminato. O quantomeno nell'aver sbloccato e terminato tutte le città. Quantomeno aver riparato tutte le città, visto che il finale qua non c'è. Primo gioco dove non c'è un finale. Non ho mai visto un gioco dove non si vede un finale. Metteteci un finale. Aggiornato. Metteteci un finale. Basta, mi sto ripetendo troppo. Ammazziamo sto procione e ci togliamo dalle scatole. Ah, ma vieni qua, procioni inutili. Vi ho distrutto tutti. Com'è che siete ancora vivi? Avanti. Ma qua i motori che ti sei potenziato, astronave? 3 ore per ammazzare un motore. Per distruggerti un motore. Ma stai scherzando? Ma che c'hai messo in quel motore? Che l'hai riparato con... Ah, qua, andiamo alla prossima. Avanti. 2 turni per riparare un motore. Adesso bisticciamo. Ok. L'ultimo e poi finiamo di bisticciare anche con lui. Ogni volta ha un'astronave sempre più resistente. Con che cacchio di materiali la ripari, sta astronave? Con gli scarti delle lattine della Coca-Cola. Ok. Vedi qui, forza. Vediamo questi. Ok, nel ghiacciaio era più difficile effettivamente. Tra alberi di Natale e container era complicato. Forza avanti, bisticciamo che tu non meriti la mia compassione. Dico quello che hai fatto. Avanti, muori. Ok, sconfitto. Missione completata, datemi sta cassa per cortesia, almeno questa, datemi 30 gemme, abbiamo 1317 gemme. 5 è una velocità. Va bene, non abbiamo altro. Come costumi invece, allora lui ce li ho completi. Lei mi manca un pezzo di costume, lui mi manca un pezzo di costume e lui ce l'ho completo. Niente, mi mancano 2 pezzi di costume per completare anche i costumi. Va bene, quindi direi di lasciarci qui con questa serie. Nel caso in cui vengano aggiunte altre città, magari ci ritorneremo presto. Mi raccomando, quindi lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti gli altri social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video. E oggi torniamo su nonno e nonna. È stato aggiornato anche questo finalmente. Quindi abbiamo il terzo capitolo, ragazzi. Quindi adesso dovremmo essere in città, giusto? Quindi che fa? M'hanno seguito. Ciao. Questo è Mr. Meat.